Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano la cronaca: è morto nella notte al CTO di Torino Mauro Francou, il dipendente della ditta chimica Carmagnani di Grugliasco nel Torinese, ferito lo scorso 16 luglio dall'esplosione di un fusto contenente materiale chimico. L'uomo, 44 anni, residente a Rivoli, è morto dopo 2 settimane di agonia a causa delle ustioni riportate nello scoppio sull'80% del corpo. La Procura della Repubblica di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Ancora cronaca: aveva vissuto a Casale Monferrato in provincia d'Alessandria e lì frequentato le scuole il giovane di 23 anni morto in un incidente stradale sulla provinciale per Vercelli. La vittima, Alessandro Zorzan, era a bordo della sua motocicletta quando per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un trattore tamponandolo all'altezza di Ponte Stura. Il ragazzo è stato sbalzato dalla due ruote. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi le forze dell'ordine, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Alessandro Zorzan stava recandosi a lavoro alla QD di Trino, dove lavorava come magazziniere. Lascia la mamma, con cui abitava a Vercelli, e il papà, che abita a Casale. La giovane vittima aveva anche una sorella maggiore che vive a Bologna. In un altro incidente, questa volta in Liguria, all'altezza di Albissola, un finlandese di 33 anni, ubriaco, ha provocato un incidente stradale in galleria. Quando l'autista del camioncino tamponato è sceso per accertarsi delle sue condizioni di salute, il cittadino straniero ha cercato di scappare, ma è stato poi fermato dalla polstrada. L'uomo è indagato per guida in stato di ebbrezza e per l'incidente stradale avvenuto alle 5:30 del mattino sulla A10. Fortunatamente entrambi i conducenti sono finiti in ospedale per lesioni lievi. È scattato stamane su strade e autostrade il piano vacanze in sicurezza disposto dal Comando Interregionale della Polizia Stradale. Franco Capone ha intervistato il vicequestore Marina Listante, comandante provinciale della Polizia di Alessandria. 45 pattuglie a radio montate, motociclisti e mezzi dotati di una sofisticata attrezzatura per il rilevamento della velocità, squadre speciali in caso incidente, oltre un centinaio di uomini impiegati per affrontare il traffico nell'esito estivo più movimentato dell'anno. Sono gli agenti della Polizia Stradale del Piemonte che con i colleghi della Lombardia e della Liguria da oggi effettueranno un servizio continuo su strade ed autostrade, un piano denominato Vacanze Tranquille, che a Tortona il comandante provinciale della sezione di Alessandria e vicequestore Marina Listante ha illustrato questa mattina ai dirigenti delle sottosezioni per definire un preciso coordinamento delle forze nei settori dove il traffico è più intenso, sia su strade che autostrade, la 7, la Milano-Genova, la 21, la Torino-Piacenza e la 26, Voltri-Sempione. Sì, anche se questa non è una zona turistica, comunque è al centro di uno snodo importante. Abbiamo quest'anno poi le manifestazioni a tutti note sulla zona di Milano, per cui questa zona diventa interessata da traffico sia pesante che leggero anche nel periodo estivo. E comunque stiamo assistendo ovviamente al fenomeno consueto dell'aumento nel periodo estivo anche degli incidenti stradali, soprattutto perché si associa a un traffico professionale, anche un traffico, diciamo, vacanziero, più spensierato, e per questo forse un po' meno attento alle norme di sicurezza che la Polizia Stradale richiama, in particolare quelle che sono le consuete regole come l'uso vietato del cellulare, di evitare anche che durante la marcia o anche in situazioni di traffico o particolari situazioni di incidenti si possa per esempio sfruttare quella curiosità che porta a fare delle foto, che porta a farsi dei selfie addirittura e che porta anche a perdita di attenzione sulla guida con i relativi rischi. Ecco comandante, più che repressione, quello del compito della Polizia Stradale è prevenire, e per prevenire bisogna raccomandare agli automobilisti, a tutti gli automobilisti, la velocità, l'uso delle cinture e altro. I tutor sono amici o nemici?
Devo dire che la mia esperienza in questi 3 anni di permanenza sulle tratte autostradali della 26 in particolare, dove il tutor è già attivo da anni, hanno manifestato sicuramente un effetto positivo sulla sicurezza stradale. Invece il tutor, con un raggio d'azione di controllo di chilometri, oltre a non costituire ovviamente, a mirare solo alla velocità istantanea, ma mira a una velocità controllata a lunga tratta, può essere sicuramente una deterrenza, e questo l'ha dimostrato nelle statistiche. I carabinieri del NAS di Torino hanno sequestrato in un centro per tatuaggi inchiostro ritenuto cancerogeno. I militari dell'arma, coordinati dal PM Raffaele Guariniello, sono risaliti alla ditta distributrice del prodotto in Italia, con sede a Rivoli nel torinese. La titolare è stata denunciata per immissione sul mercato di prodotti pericolosi per la salute. Restiamo in Piemonte. Un capannone di circa 1000 metri quadri adibito allo smontaggio di veicoli rubati è stato sequestrato dai carabinieri all'altezza dell'uscita autostradale Torino-Caselle. Sono stati scoperti centinaia di pezzi di veicoli di tutte le principali marche automobilistiche pronti ad essere venduti. Il proprietario dell'area, un italiano di 59 anni che viveva in una casa abusiva, è stato arrestato per ricettazione, poi scarcerato con obbligo di firma. Proseguono intanto le indagini sul mercato clandestino. Altra cronaca: è tornata a farsi viva in Alessandria la banda delle spaccate. I ladri la scorsa notte hanno preso di mira una tabaccheria situata in via Santa Caterina da Siena 29, dove tra l'altro si gioca anche al lotto. Dopo aver tagliato le maglie della saracinesca, i ladri hanno spaccato la vetrina e sono entrati nel negozio situato nei pressi dell'ospedale civile di Alessandria. Una volta dentro si sono impossessati di una macchina cambia soldi per slot machine e altro. Poi sono fuggiti caricando la refurtiva su una vettura in sosta lì vicino. Il furto, oltre al contenuto dell'apparecchio rubato, avrebbe causato danni per un valore di oltre 5.000 euro. Oltre un centinaio di piante di marijuana alte fino a 3 metri e mezzo sono state sequestrate dai carabinieri a Cocconato di Armengo, nell'Astigiano. A coltivare la sostanza stupefacente un incensurato di 41 anni che l'aveva in un campo attiguo all'abitazione dell'anziano padre. Nell'abitazione sua di Trofarello, nel torinese, i carabinieri hanno anche trovato 34 foglie essiccate di marijuana che sono state poste sotto sequestro. L'uomo è stato arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Voltiamo pagina, lasciamo la cronaca perché si va avanti con i lavori per il terzo valico ferroviario. È arrivato da Roma il via libero per il terzo lotto, ma domani c'è chi protesta, c'è chi si oppone a questa grande opera ferroviaria e c'è una manifestazione ad Arquata Scrivia nell'Alessandrino. Nessuno stop ai lavori sul terzo valico, come qualcuno aveva paventato dopo il mancato finanziamento da parte dell'Unione Europea all'opera. È questo il risultato della riunione preparatoria del CIPE, il Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico, svoltasi a Roma ieri, cui ha partecipato l'assessore ai trasporti, infrastrutture e opere pubbliche della Regione Piemonte, Francesco Balocco, che ha deciso lo stanziamento di 607 milioni di euro per finanziare i lavori del terzo lotto e una reimpostazione dei fondi fino al 2021. L'ufficializzazione del finanziamento si avrà nella riunione del CIPE fissata per il 7 agosto. Un risultato importante, ha commentato Balocco, che testimonia la volontà del governo di proseguire nei lavori per la realizzazione di quest'opera strategica, non solo per la nostra regione, e che assicura la continuità occupazionale per i lavoratori impegnati nel cantiere. Ora, ha detto, si tratta di procedere con la nomina del commissario straordinario annunciata per settembre e nella definizione delle opere compensative e di accompagnamento che garantiscano sviluppo e occupazione nei territori interessati. Intanto domani chi contesta il terzo valico tornerà a far sentire la propria voce ad Arquata Scrivia, dove su iniziativa del comitato locale e insieme agli abitanti di Moriassi si terrà una nuova manifestazione di protesta. L'appuntamento è per le 8 del mattino presso il piazzale delle Vaie, per poi dirigersi presso i cantieri dell'area di Moriassi, dove si terrà quella che è stata definita una colazione resistente davanti ai cancelli, bloccando nelle intenzioni le attività di cantiere e il passaggio dei camion. In
Cortina il giorno dell'inaugurazione della tangenziale di Tortona in provincia di Alessandria, che dovrebbe essere inaugurata entro agosto. Dopo 2 anni di lavori e dopo gli opportuni collaudi, aprirà infatti in via provvisoria. Una volta ultimati gli interventi con l'incrocio sulla provinciale 211, sarà poi operativa. L'opera, costata quasi 44 milioni di euro, parte all'altezza del viadotto autostradale, si congiunge con la strada per Castelnuovo Scrivia, dove è stata costruita una rotonda. Il tratto termina sulla provinciale 10 per Voghera, in regione Villoria. Il tracciato è lungo 4,5 km. L'infrastruttura era attesa da anni sul territorio, che ora vedrà alleggerire notevolmente la circolazione a ridosso del centro zona tortonese. Sulla ventilata ondata di licenziamento di oltre 2.000 lavoratori edili, voltiamo pagina, annunciata dal gruppo Gavio, si è svolto stamane in prefettura ad Alessandria un incontro fra i sindacati del settore e il prefetto di Alessandria, Romilda Tafuri. L'azione sindacale, iniziata la scorsa settimana con una manifestazione di protesta dei lavoratori, è proseguita oggi con la richiesta dell'inserimento di una clausola sociale nel nuovo codice degli appalti. Tiziana Del Bello della Feneal Wilm, Pierluigi Lupo della Filca CISL e Massimo Cogliandro della CGL hanno risposto e riproposto all'attenzione del prefetto la preoccupazione dei lavoratori, che aspettano di capire quali modifiche a tutela del lavoro il legislatore intenda attuare. Il prefetto ha assicurato il suo personale impegno, senza escludere altri incontri, magari allargati ai parlamentari piemontesi. Entro fine agosto la Regione Liguria siglerà invece un accordo con la Protezione Civile Nazionale per prevedere il distacco di almeno 1 o 2 anni in Liguria di professionisti della struttura, per costruire un nuovo percorso di gestione della Protezione Civile Ligure. Lo annuncia l'assessore regionale competente Giacomo Giampiedrone, una decisione assunta alla vigilia della nuova stagione alluvionale che vede la Liguria al lavoro su numerose medie e grandi opere anti-esondazione. La politica. Nella notte il Comune di Torino ha approvato il bilancio di previsione 2015, che pareggia a 1 miliardo e 266 milioni, 113 in meno rispetto al previsionale 2014. Tra le novità, l'innalzamento della fascia ISEE da 13.000 a 17.000, limite per la richiesta del contributo. Si prevede che i potenziali beneficiari possano essere tra le 11 e le 14.000 famiglie. Parte ad Ovada, in provincia d'Alessandria, il cosiddetto baratto amministrativo, una bella novità approvata durante l'ultimo consiglio comunale. Tutti i particolari nel servizio di Bruno Mattana. Ultimo consiglio comunale prima delle ferie ad Ovada, con un'interessante novità, perché al momento non risulta ci siano già stati precedenti neppure a livello nazionale. Si tratta in sostanza del baratto amministrativo, una collaborazione attiva tra cittadini e amministrazione comunale per la valorizzazione e la cura dei beni comuni urbani. Come dire, tu ti metti a disposizione, io ti ricompenso. A Palazzo Delfino arrivano spesso lamentele per l'insufficiente presenza di personale comunale per compiere certi lavori manutentivi che rimangono da fare a svantaggio della funzionalità e dell'immagine cittadina. Spulcia tra le leggi e regolamenti attuativi e qualche volta, come in questo caso, si aprono spiragli che possono essere risolutivi per certi problemi. Ed ecco la soluzione del baratto, presente al punto 8 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, che dice espressamente: approvazione del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani. Quindi in questa approvazione c'è l'arrivo e la messa in pratica della novità. Da parte di Emilio Braini, capogruppo del Movimento 5 Stelle, si è andati oltre con la presentazione di una mozione esplicativa e rafforzativa sul punto in argomento. La singolare novità proviene dalla legge 164 del novembre 2014, che ha convertito in legge il decreto 133 del settembre 2014 nel decreto Sblocca Italia. I comuni, spiega Braini nella mozione, possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione degli interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati. Possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, pulizia e vigilanza dei parchi,
ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, ad esempio vedi le fontane cittadine, con finalità di interesse generale, di aree e di beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano e anche assistenza scolastica. Sono anche previste riduzioni compensative di tributi al fine di permettere ad esempio ai cittadini che si trovano in difficoltà economiche o lavorative di usufruire di tale opportunità. Il sistema di calcolo del valore economico, insiste ancora Braini, delle ore di lavoro svolte potrà essere attuato in funzione del tipo di incarico e del costo del dipendente pubblico, recependo il tutto con una norma specifica sull'applicazione dei tributi, cioè il beneficio che potrà derivarne finanziariamente. La mozione di Braini però è stata respinta. La Giunta Comunale di Alessandria ha approvato oggi una delibera che andrà in discussione nel prossimo Consiglio Comunale del 6 agosto in merito a due convenzioni tra Comune di Alessandria, Università Amedeo Avogadro e Azienda Borsalino per il trasferimento del Museo del Cappello Borsalino, attualmente collocato al primo piano del Palazzo dell'Università in via Cavour, al piano inferiore dello stesso. Sono due convenzioni molto importanti, ha commentato l'assessore ai beni e attività culturali Vittoria Oneto. Se la delibera verrà approvata dopo il passaggio in Consiglio Comunale, avendo già ottenuto l'ok della soprintendenza per i beni culturali, potremmo dare seguito al progetto ed iniziare l'allestimento delle nuove sale. È questo il passo fondamentale per il rilancio di un museo che ha potenzialità da sempre inespresse. Questo non può che avvenire, ha aggiunto, con l'unione di intenti e la stretta collaborazione tra Azienda Borsalino, Università e Comune di Alessandria. Altre notizie, troppe auto sui binari del tram a Torino, 204 nel 2013, 467 l'anno dopo, addirittura 255 nei primi sei mesi del 2015. I numeri sono contenuti in un esposto del GTT, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Mole, che lo ha portato alla Procura della Repubblica ad aprire un'inchiesta affidata al PM Stefano De Montis. La sosta sui binari ha pesantissimo ripercussione sul servizio e provoca costi aggiuntivi, spiega Walter Ceresa, presidente e amministratore delegato di GTT, che è assistita dall'avvocato Lagiard. È terminato a Novi Ligure, in provincia d'Alessandria, il periodo sperimentale dei velo-hockey in città. Ora, oltre all'effetto deterrente, arriveranno in solido le multe da pagare per gli automobilisti indisciplinati. Enrico Maria. Nella sede della Polizia Municipale di Novi Ligure sono stati presentati i risultati dello studio sulla velocità raccolti sul territorio prima e dopo la collocazione dei velo ok. La finalità di questo progetto, ha detto il sindaco Rocchino Muliere, era e rimane quella di garantire maggiore sicurezza. In base alle rilevazioni effettuate lungo due direttrici importanti della città, si può dire che il risultato è positivo. Per verificare gli effetti dei velo-ok sono stati fatti due monitoraggi, uno prima e uno dopo l'installazione. Dai dati emerge una diminuzione del 30% della velocità media dei veicoli che sono transitati in via Mazzini ed in via Raggio. Il progetto Noi Sicuri punta a migliorare da subito la sicurezza dei cittadini e nel contempo a far crescere la consapevolezza dell'importanza dei comportamenti responsabili alla guida. I risultati raggiunti a Novi confermano ancora una volta l'efficacia dei sistemi di prevenzione previsti dal progetto, la cui portata è ampia e prevede anche iniziative sul piano educativo-culturale rivolte ai cittadini di tutte le età. Noi Sicuri è un progetto nazionale di sicurezza stradale nato nel 2007 per opera del direttore responsabile Paolo Goglio. Indispensabili partner sono le amministrazioni comunali con le quali si instaura un rapporto volto a coprire gli aspetti tecnico-operativi e quelli psicoeducativi. Il progetto è già attivo in oltre 400 comuni in tutta Italia. Pagina degli spettacoli. Il Museo del Cinema di Torino sarà regolarmente aperto per tutta l'estate. Inoltre l'11 e il 18 agosto sarà straordinariamente aperto con orario 9:20 a Ferragosto 9:23. Visitabile la mostra sul cinema neorealista che il 15 di agosto alle 18 prevede una visita guidata. Lo stesso giorno in programma anche una caccia al tesoro dal titolo A qualcuno piace cinema.
E domenica 2 e 16 agosto alla Palazzina di Caccia di Stupinigi i visitatori potranno partire virtualmente per un viaggio verso i luoghi delle reali villeggiature dei piccoli principi. Alle 15 e alle 16.30 le guide di Artemista accompagneranno adulti e bambini in un percorso tematico alla scoperta dei luoghi di vacanza delle residenze reali di Casa Savoia. È anche un'occasione, osservano gli organizzatori, per chi resta in città di visitare la Palazzina di Stupinigi. Lo sport calcio curato questa sera da Franco Capone. Vi parleremo della rabbia dei tifosi della Sampdoria, sonoramente sconfitta ieri sera in Europa League. Da domenica l'Alessandria invece inizierà a fare seriamente nel primo turno di Coppa Italia. La gara è in programma allo stadio Moccagatta alle 18. Subito dopo il servizio, le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni.